Salve, benvenuti alla nuova puntata di Z Debugging. Oggi parleremo della mappa olistica presentata da Azzurra Spirito. Buongiorno a tutti, abbiamo qui di fronte il rilievo olistico della scuola. È uno strumento offerto dall'approccio ecosistemico che va a stimolare una visione capace di tenere assieme relazioni, elementi e flussi. Abbiamo posto al centro la scuola e abbiamo tracciato le relazioni con i diversi stakeholder che sono stati posti in relazione di prossimità, per cui più vicini alla scuola gli stakeholder con cui ci sono già in essere relazioni forti, più distanti quelli con cui ancora non c'è un viaggio. Siamo andati poi a tracciare i singoli flussi secondo diversi aspetti di frequenza, quindi troviamo una linea continua per identificare i rapporti continui, una linea tratteggiata per quelli frequenti e una linea puntiforme per identificare quelli saltuari. A livello di codice cromatico invece abbiamo tre colori che identificano tre diverse tipologie: il flusso delle informazioni tracciato in azzurro, il flusso di prodotto tracciato in rosso e il flusso economico in verde. Una volta mappato l'ecosistema, per ogni singolo stakeholder sono stati identificati input, output e azioni, che ci hanno consentito una prima identificazione di alcuni bug. Dopo aver lavorato sullo stato dell'arte, aggregato secondo livello globale, locale e di soggetti, quindi gli enti, abbiamo provato a fare un lavoro di proiezione strategica sui nuovi target che sono stati identificati dal gruppo Z Comunità Plurali, che sono quelli che troviamo evidenziati in fucsia, che al momento possono essere redditizi o non redditizi, dove troviamo un cuoricino. Il rilievo olistico ci consente di vedere come alcuni rapporti siano ancora molto deboli e richiedano un lavoro di stratificazione e consolidamento che è comprensibile dopo un unico anno di attività, e come alcuni, come prevalga al momento il flusso legato solamente alle informazioni, mentre l'aspetto economico e di prodotto sia piuttosto debole. Quali sono... Dai, è troppo lunga la pausa, niente.